Il motivo per il quale nostra cultura e nostra gastronomia sono tan apprezzate localmente. Oggi potranno tenere una piccola muestra di ella, grazie alla coordinazione del chef Stefano Barbato, a chi agradezco. Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana, sono tornato. Bueno, è che sono stato un po' impegnato, chi mi segue sui social lo sa, che ho dovuto preparare da mangiare per circa da 700 a 1000 persone, non sappiamo neanche quante erano, per la festa della Repubblica all'ambasciata italiana. Quindi io ho dovuto gestire tutto quanto il food, e prima di cominciare la festa un funzionario dell'ambasciata mi ha detto: mi faceva male, nasconditi. È andata bene e quindi eccomo qua. È stata veramente un'esperienza incredibile. Adesso parliamo della ricetta, no? Però fatemi dire queste due parole, perché voglio dire grazie a tutti voi, perché senza di voi, senza le vostre condivisioni, senza la vostra iscrizione, ed è per quello che vi dico: iscrivetevi al canale, condividete i video, eccetera eccetera. Perché? Perché grazie a questo, che cosa è successo? È successo che i miei video sono diventati abbastanza virali, conosciuti, e quindi sono stato contattato anche da queste istituzioni, e per me è stato un grande onore. Ho fatto anche il professore universitario in due delle più prestigiose università qui dell'Ecuador, la San Francisco e la UTE, dove ho organizzato anche lì degli eventi, dieta mediterranea, badabam, badabam, badabam. Quindi la cosa più importante che volevo dirvi è soprattutto grazie, 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 grazie a voi. E sì, mi faccio anche un grazie a me stesso, perché sono stato bravo a gestire questa realtà, questi eventi. Ormai sono 3 anni che collaboro con l'ambasciata italiana e adoro la mia ambasciatrice, adoro tutti, ma soprattutto ringrazio voi, perché senza di voi tutto questo non sarebbe mai potuto avvenire. Grazie. E allora parliamo della ricetta di oggi. Oggi facciamo una bella ricetta, una di quelle che mi piacciono tanto, proprio di stagione. Allora, delle melanzane con la salsiccia. Facciamo una pasta, una roba davvero molto, molto semplice, molto buona, con qualche piccolo dettaglio che adesso andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere anche la lista degli ingredienti, ma prima vai con la sigla e cominciamo la nostra preparazione. Oh yeah! Per 4 persone abbiamo bisogno di un paio di melanzane medie, non grossissime, poi se ce n'è un po' di più, un po' di meno, non cambia niente, circa 500 g di salamelle oppure di salsiccia, 400 g di pasta corta, va bene qualsiasi tipo di pasta corta, 100 g circa di parmigiano grattugiato, qualche fogliolina di basilico, un paio di spicchi d'aglio, peperoncino al gusto, qualche fogliolina di menta oppure del finocchietto, 250 g di pomodorini, pachino, datterini, ciliegini, poi se volete un pochino di curcuma, sale, pepe, olio extravergine di oliva, mi raccomando che sia buono, italiano, di alta qualità come quello del mio amico Giuseppe che vedete qui, e poi mezzo bicchiere di vino bianco secco. Cominciamo dunque la preparazione, eliminiamo la testa della melanzana, dopodiché la tagliamo per il lungo in questo modo. Quindi ricaviamo delle striscioline spesse circa 1 cm, dopodiché andremo ad ottenere una dadolata, quindi dei cubotti di melanzana. Prima di procedere con la preparazione degli altri ingredienti, facciamo subito la cottura della melanzana per evitare che si possa ossidare. Quindi mettiamo un pochino di olio extravergine di oliva in una padella, aspettiamo che si scaldi e pian piano inseriamo tutti quanti i cubotti di melanzana. Non inserire i cubotti di melanzana tutti quanti in una sola volta, ma inserirli un po' per volta, in maniera tale da mantenere sempre una temperatura costante all'interno della padella. Aggiungere anche un pizzico di sale, mescolare bene, o ancora meglio saltare bene, per distribuire uniformemente tutto all'interno della padella. Quindi aggiungere anche un pochino di pepe, saltare bene, mescolare bene e continuare la cottura per circa 3 o 4 minuti. Non dobbiamo portare i cubotti di melanzana
a cottura perfetta, dobbiamo tenerli un pochino indietro perché poi la fase finale di cottura la faremo insieme alla salsiccia. Quando abbiamo raggiunto questo risultato visivo, ci vorranno all'incirca 3 o 4 minuti, non di più, aggiungere qualche fogliolina di basilico e qualche fogliolina di menta, o in alternativa è possibile aggiungere anche del finocchietto, oppure dei semini di finocchio. Non so se avete presente, ecco, finocchietto o semini di finocchio sono fantastici. In alternativa va benissimo anche la menta e va benissimo, ci vuole anche comunque a prescindere il basilico. Saltare bene, mescolare bene e voilà, spegnere il fuoco e mettere i cubotti di melanzana all'interno di un piatto, così, perfetto. Coprirli e tenerli da parte. E ora passiamo alla preparazione della salsiccia o della salamella. Eliminare il budello e in questo caso io sto utilizzando una salamella fatta a punta di coltello, quindi per questa preparazione devo andare a sgranarla per bene e a sminuzzarla bene, ok? Se utilizzate la salamella quella classica o la salsiccia quella classica, non avete bisogno di farlo così a punta di coltello, lo potete fare semplicemente manualmente. Fra l'altro, questa l'ho fatta io in casa e se volete un giorno potrò anche fare la video ricetta di come fare la salamella o la salsiccia fatta in casa. Comunque andiamo avanti. Dopo aver fatto così la salamella, prendiamo i due spicchi d'aglio, li lasciamo in camicia e li schiacciamo così. In questa maniera. Dopodiché il peperoncino, qui ovviamente ragazzi, il discorso del peperoncino è al gusto, quindi un pochino di più, un pochino di meno, io dico sempre un pochino di più, che è meglio. Passiamo ai pomodorini, li tagliamo con un coltellino, questo con i dentini in due o in quattro parti, dipende da quanto sono grossi, vanno bene i pachino, i datterini, i ciliegino, eccetera, eccetera, eccetera. E voilà. Passiamo dunque alla fase di cottura. All'interno della stessa padella dove abbiamo cotto le melanzane, senza il bisogno di lavarle, inseriamo un filo d'olio extravergine di oliva, i due spicchi d'aglio intero, quindi in camicia, solo schiacciati, il peperoncino al gusto, qualche fogliolina di basilico, qualche fogliolina di menta e poi se volete o al posto della menta, del finocchietto, oppure della barba di finocchio, oppure i semini di finocchio, ci stanno che è qualcosa di fantastico, di pazzesco. Io qui non li ho trovati e allora ho utilizzato la menta. La menta va benissimo, però il finocchietto, credetemi, i semini di finocchio danno un tocco che è qualcosa di superiore, di eccezionale. All'interno della padella inserire dunque la salsiccia e con un cucchiaio di legno mi raccomando sgranare, sgranare, sgranare per bene perché non dobbiamo trovarci dei tocchettoni troppo grossi, Quindi mi raccomando sgranare, sgranare, sgranare in questo modo. Per quanto riguarda l'aglio ha già fatto il suo lavoro e quindi lo possiamo anche tranquillamente eliminare. E continuiamo così la cottura per 5 o 6 minuti a fuoco medio fino a quando la parte grassa della salsiccia non si sarà perfettamente sciolta e avremo ottenuto questo risultato. Vedete com'è bella sgranata? Ecco, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. A questo punto è possibile aggiungere un pochino di curcuma, questa è opzionale. E un pochino di pepe, ovviamente la curcuma è un antiossidante molto molto forte, molto molto potente, però senza il pepe riusciamo ad assorbire soltanto circa il 20% diciamo dei suoi effetti benefici. Allora, con il pepe riusciamo ad assimilare circa l'80%, quindi è buono poterla utilizzare all'interno della nostra cucina, delle nostre ricette, perché comunque è un prodotto che fa bene. Ok? Perfetto, guardate che meraviglia. Fra l'altro serve anche per dargli questo colore. Ecco, in alternativa alla curcuma si potrebbe anche utilizzare dello zafferano, giusto se vogliamo fare, perché questa è una ricetta che si presta a molte varianti. E lo zafferano ci sta benissimo, la curcuma ci sta benissimo, al posto della menta ci sta benissimo anche il finocchietto, eccetera, eccetera, eccetera. E sfumiamo il tutto con del buon vino bianco secco. Il vino aiuterà un po' a sgrassare, aiuterà un po' a dare profumo alla salsiccia. Ecco, un ingrediente
anche extra che si può utilizzare, ed è questa la cosa bella della cucina, che davvero uno può fare tante cose, tante piccole varianti, e metterci così anche un pochino di noce moscata, E ci sta divinamente. Ecco, la salsiccia davvero si presta a tantissime spezie, a tantissimi profumi, a tantissime preparazioni. Comunque, stiamo sulla ricetta di oggi. Facciamo evaporare la parte alcolica del vino, facciamo ridurre bene il tutto e da questo momento in poi possiamo cominciare la cottura della pasta. L'acqua bolle, quindi aggiungere il sale e calare la pasta. E voilà. Ma torniamo alla preparazione di base. Guardate come si è ridotto per bene. Perfetto, la parte alcolica del vino è evaporata. Aggiungiamo i pomodorini. I pomodorini non devono cuocere eccessivamente, devono rimanere un po' così, ok? Guardate che meraviglia. Ecco, il tempo di cottura dei pomodorini in questo caso è il tempo di cottura della pasta. Ormai la salsiccia è cotta, i pomodorini dobbiamo soltanto farli scottare per rilasciare un po' del loro profumo, un po' del loro sapore. E quando mancano 3 minuti affinché la pasta sia pronta, inseriamo le melanzane. Come avrete sicuramente notato, quando si cucina la salsiccia non si aggiunge il sale perché è già presente all'interno della salsiccia e spesso e volentieri ce n'è già in abbondanza, quindi anche i pomodorini quando si inseriscono non bisogna aggiungere il sale perché quello presente nella salsiccia è sufficiente. Invece le melanzane che le abbiamo cotte a parte, lì sì, abbiamo aggiunto un pochino di sale. Però mi raccomando, assaggiate un po' il tutto, analizzate, valutate bene la quantità di sale, non eccedete perché non serve. Ora teniamo il fuoco medio e aspettiamo che la pasta sia pronta. Mi raccomando, la pasta bella al dente, quindi un minuto meno del tempo indicato in confezione perché vogliamo far legare gli amidi bene della pasta con il resto del sughetto, quindi far amalgamare gli amidi con i grassi per formare questa meravigliosa cremina e quindi l'ultimo minuto di cottura lo facciamo all'interno della padella. Se dovesse essere necessario, quindi che risulta un po' troppo asciutta, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta, come in questo caso, vedete? E così terminiamo la cottura della pasta all'interno della padella. A cottura ultimata, spegnere il fuoco e aggiungere qualche fogliolina di basilico fresco, qualche fogliolina di menta, come in questo caso. Se avete utilizzato il finocchietto, potete mettere ancora un pochino di finocchietto così a crudo, che ci sta, che è una bellezza. Altrimenti, seguite la ricetta di oggi con un pochino così di menta ed è fantastica lo stesso. Un giro di olio extravergine di oliva cruda, saltiamo bene, dobbiamo far abbassare un pochino la temperatura perché è troppo calda, quindi per chiudere aggiungiamo il formaggio. Se dovessimo inserire il formaggio a fuoco acceso, il formaggio si andrebbe a coagulare tutto in un posto, si attaccherebbe alla padella e non si legherebbe invece come avviene in questo momento al resto della preparazione, quindi troveremo un prodotto slegato. Invece, fatto in questa maniera e aggiunto un po' alla volta, con una temperatura leggermente più bassa all'interno della padella, si ottiene questo meraviglioso risultato. E voilà, ragazzi, léger son fatto! Andiamo dunque ad impiattare. Vi ringrazio dunque per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato. Ebbene, yes! Inoltre vi ricordo che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze, sia in italiano che in spagnolo. Oh yeah! Lo quiero mucho e alla prossima video ricetta. Ciao! Ma questa pasta sarà buona o non sarà buona? Non lo so, non lo so. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Ma secondo voi la salsiccia più melanzana non è una combinazione spettacolare? Spettacolare! Spettacolare! Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Mi consenta, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, andiamo a fare proprio così un assaggino. Cioè, la melanzana è diventata cremosa. Sì, il vino non me lo toccare, per favore. Non mi toccare il succo di frutta, che cribbio. La melanzana è diventata cremosa. Sono dei pezzettini un pochino più grossi che sono rimasti con.
la salsiccia, la melanzana, questa combinazione, mamma mia, mamma, ma arriva anche il pomodorino, poi quel profumo della curcuma che gli dà questa, questo sapore un po' esotico, erotico. Mamma mia, si sente anche quella punta leggera di menta che, vabbè, la salsiccia è predominante, però salsiccia predominante, melanzana importante, quando prendi il pezzettino di melanzana si scioglie in bocca, la sua dolcezza, non mi ricordo di cosa fare. vieni qua, lo chiedo mucho, grazie di tutto, alla prossima video ricetta, ora sai, come si fa? Ciao!